soprattutto complimenti, come hanno detto tutti, ma il minimo. Volevo chiederti, allora, secondo me il disco è un po' una fenomenologia di Elisa, cioè c'è dentro in realtà tutto di te, tutto il tuo passato, il tuo presente, il tuo futuro. Il titolo è infatti Ritorno al futuro, Back to the Future. Volevo capire da chi fosse nato il titolo, come vi è venuta questa idea. Grazie. Allora, intanto sono contenta di sentire questi pareri che non sono mai scontati, soprattutto essendo molto dentro ancora al lavoro, non ho una visione super obiettiva di qual è la percezione degli altri, e quindi mi fa piacere. Allora, il titolo l'ho scelto io, ma viene molto dal tour, dall'idea del tour che avevo prima di scrivere l'album. Avevo questa idea di andare in tour e di portare un po' al centro appunto alcuni temi, veramente l'educazione ambientale, ma anche ripensare all'individuo come persona, prima che come consumatore, come se fosse una riflessione post-crisi del capitalismo, perché comunque l'avvertivo così grossa, così grande, già 2 anni fa, questa crisi del capitalismo, proprio del valore del capitalismo, cioè, e che poi mi fa piacere perché vedo tantissimo in tanti giovani la rinascita di altri valori, che non sono materiali, e quindi ho una particolare speranza e fiducia in loro e nel futuro. Da questi pensieri, da queste riflessioni, mi nasceva proprio l'idea, la visione dei concerti che fossero quasi delle scuse per parlare di questo, per incontrarsi con quel mettendo in qualche maniera in luce quei temi. Da lì è nata l'idea di chiamare un lavoro, cioè un disco proprio Ritorno al futuro, ma è nata prima l'idea del tour. Io avevo trovato anche un significato su di te, in realtà, nel senso che... Com'è? Ok, sì, ho detto ok. Essendoci veramente l'inglese, l'italiano, l'impronta un po' soul, il pianoforte, ma anche l'attenzione ai suoni più contemporanei, alle collaborazioni con i ragazzi della scena di adesso. Lo vedevo anche come un viaggio tuo personale al futuro, però comprendendo anche il passato, non so se ho reso un po' l'idea. Sicuramente può essere, lo puoi leggere così. Ritorno al futuro è un titolo grosso, è un titolo grosso, ci sta dentro un sacco di roba. Nella mia visione personale, molto personale, appunto, magari vedo la cosa dell'ambiente centrale, ma non è sbagliato vedere un viaggio musicale al centro. Ti dico, non è sbagliato neanche un significato legato alla pandemia. È un titolo ciccione che ti permette di mettere dentro tante cose, e sono tutte vere. E invece, per quanto riguarda la collettività e la condivisione, come accennavamo prima con i colleghi, ovviamente la tua ricerca di andare verso l'altro è venuta per tanti motivi, tra cui appunto la pandemia, la situazione. Ci sono featuring sia per quanto riguarda la scrittura, sia per quanto riguarda la produzione, ma anche nelle canzoni in cui sei più solitaria, cerchi l'altro, dando un messaggio, proponendo una visione delle cose più universale, no? Volevo chiederti se ci descrivi ogni featuring con magari una parola e se ci racconti la scintilla che in quel momento tu cercavi.
collaborando con l'altro artista, quindi magari partendo da Ercomi. Oh, ok. È una domanda difficile, ma mi piace. Allora, dunque, cercando di essere super sintetici, pensando a una parola sola, credo tu ti riferisca quindi alla descrizione unicamente dei featuring di artisti. Sì, diciamo così, per semplificare, sì. Bene, allora, quindi quello che manca, Arcomi, una parola. Ci direi poesia. Sai perché? Perché a me lui evoca questo, nel senso mi piace tanto il suo contrasto, cioè in lui sento delle cose tanto contrastanti, nel senso che lo vedi e soprattutto ultimamente ha questa forza così fisica, è così fisico anche sul palco, è diventato un performer, diciamo più intenso rispetto a come era 3 anni fa, è come se si fosse trasformato, no? Come se prima era ancora chiuso un po' in se stesso, adesso si è aperto tantissimo. Ma quello che mi piace sempre di lui è la poetica e il linguaggio che lui ha, che secondo me è molto interessante, perché se lo togli dalla musica, da quel contesto, è veramente poetico, veramente, veramente poetico. Mi è piaciuto tantissimo che lui ha chiamato una ragazza Agosto in questo caso. Mi è proprio piaciuto questo. Lei si chiama Agosto, mi fa tossire il cuore. Per me è poesia. Lei si chiama Agosto, mi fa tossire il cuore, è poesia. Quindi poesia. Poi, allora, luglio. Luglio, sai, luglio è il conforto dell'amicizia femminile, ma non la solidarietà, è quasi un termine freddo la solidarietà, è poco personale, nel senso che io parlo di amicizia, di complicità femminile, intimità, empatia, telepatia, parlo di tutte queste cose. Luglio, è calore, è proprio calore, sì. E parlo ovviamente in questo caso di Elodie, di Rochelle, di Giorgia. Quello che loro hanno portato è proprio calore umano. È come se avessimo fatto una specie di cerimonia. La sento più. Quasi come se fosse un rituale dell'amicizia. Ecco, così.